31 maggio del 1999, qui a Firenze, la Corte d'Assise d'Appello condanna all'ergastolo Mario Vanni e a 26 anni Giancarlo Lotti. Tra i condannati non c'è Pietro Pacciani perché il 22 febbraio del 1998 era morto nella sua casa di Mercatale. A Mario Vanni e a Giancarlo Lotti furono attribuiti 4 dei 7 duplici delitti, esattamente quelli commessi dal 1982 al 1985. Era accaduto al termine di lunghe e complesse indagini che Michele Giuttari, il capo della squadra mobile di Firenze, era giunto alla conclusione che i delitti attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze non sarebbero stati commessi da un serial killer solitario, ma da un gruppo di persone, formato da Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti, i compagni di merende appunto. Lo scenario individuato dagli inquirenti, quello del gruppo di killer che uccide, rappresentò una vera e propria rivoluzione nell'ambito della criminologia. Infatti, fino a quel momento non si conoscevano nel mondo casi di assassini maniacali che avrebbero agito in gruppo e per un periodo tanto lungo. Fino ad allora chi si era occupato dei delitti del mostro aveva escluso con decisione questa ipotesi. Questi sono delitti consumati da una persona che ha in mente, lui, una particolare cosa, una certa fantasia, è difficilmente condivisibile da più persone. Per arrivare alla sentenza che decretò in maniera definitiva la colpevolezza dei compagni di merende, si dovette passare attraverso 3 giudizi e altrettanti furono quelli contro Pietro Pacciani. Nel corso dei vari dibattimenti, la maggior parte si celebrarono proprio qui nell'aula bunker di Santa Verdiana, non pochi furono i momenti di forte contrasto. Quello contro Pacciani fu essenzialmente un processo indiziario. Una lunga serie di elementi furono presentati dall'accusa e discussi in aula. Tra i vari indizi c'era un album da disegno di marca tedesca che l'accusa, a seguito di una serie di perizie, sosteneva essere appartenuto ad uno dei due giovani uccisi a Giogoli nel 1983 e che Pacciani, dopo aver commesso il delitto, l'aveva preso e portato via. Ma l'indizio che suscitò maggiori polemiche fu quello di una cartuccia calibro 22. Era accaduto a seguito della maxi perquisizione avvenuta nella casa di Pacciani che la polizia aveva rinvenuto nell'orto del contadino di Mercatale una cartuccia inesplosa. Quella cartuccia era stata trovata nell'incavo di un paletto di cemento di quelli che sostengono le vigne e che Pacciani aveva sistemato a terra insieme ad altri paletti per delimitare un passaggio. La polemica scoppiò innanzitutto sulle modalità di quel ritrovamento. Noi avevamo già ripreso, noi, i vigili del fuoco, avevamo già ripreso gli scavi nell'orto. L'unico paletto spezzato, nell'orto di Pacciani, ma io non l'ho visto mai spezzato, l'ho visto solo dopo che era spezzato. Mi abbassai non sbattere la testa nel controllatoio e vidi uno scintillio. Allora chiamai l'operatore della scientifica. Luccica? Ma io dico, che ti luccica? Estrassi questo grumo di terra che imbozzolava questo, vedemmo che era effettivamente un proiettile e che era un proiettile calibro 22. Per l'accusa retta dal pubblico ministero Paolo Canessa, quella cartuccia inesplosa finita a terra dopo essere stata estratta da un'arma che si sarebbe inceppata aveva una provenienza ben precisa. Quella cartuccia, signori, siamo in grado di dire oggi che è stata nella pistola calibro 22 che ha sparato negli 8 duplici omicidi. Ma si arrivò davvero a dimostrare che quella cartuccia era stata proprio nella pistola del mostro? Sentiamo come si espresse uno dei periti a cui fu affidato questo compito. La nostra conclusione non fu di dire è stata nella pistola del mostro. Le tracce presenti sul bossolo, sulla superficie laterale di quel bossolo, erano compatibili con quelle che si potevano ottenere con una pistola della Beretta modello 70. Noi non abbiamo detto è quella, sono compatibili. Un altro momento nel processo di primo grado contro Pacciani
che suscitò tensioni e polemiche fu quando, nella requisitoria finale, il pubblico ministero Paolo Canessa chiese l'ergastolo per Pacciani. Tutti i legali delle parti civili si allinearono sulla posizione dell'accusa, tutti meno uno, l'avvocato Luca Santoni Franchetti. Una prova generale degli omicidi del 68 soprattutto non c'entra il Pacciani. Negli altri non lo vediamo. Non lo vediamo dalle carte, dai fatti storici, dalla ricostruzione. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di primo grado di Firenze, sezione prima, dichiara Pacciani Pietro colpevole dei delitti a lui ascritti e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3. Pacciani fu ritenuto responsabile di tutti gli omicidi, escluso però quello del 1968. Il mistero della beretta calibro 22, la pistola che aveva sparato in tutte e 8 i duplici omicidi, rimaneva quindi irrisolto. Il 29 gennaio 1996 ebbe inizio il processo d'appello. Anche durante questo processo non mancarono momenti di forte tensione. 3 giorni prima della sentenza di secondo grado nel processo contro Pietro Pacciani, quella che lo assolse, la Procura della Repubblica di Firenze presentò 4 testi, indicandoli con altrettante lettere dell'alfabeto greco. Alfa, beta, gamma, delta, segnalo che alfa, beta, secondo la motivazione, sarebbero stati presenti nel 1985 verso mezzanotte, quando i 2 ragazzi francesi sarebbero stati uccisi. Il presidente della Corte d'Assise, Francesco Ferri, respinse con evidente irritazione l'ammissione dei nuovi testi. Comunque noi non possiamo sentire alfabeta, eh? Alfabeta non lo possiamo sentire. No, alfabeta non si può sentire, difatti mi hanno assicurato che... Ma non siamo ancora nel campo dell'algebra. Certo, certo, certo. Ma la tensione in quest'aula salì alle stelle quando la notte prima della sentenza fu arrestato Mario Vagni. Sembra tempestivo, opportuno, è un clima giusto, è il clima che deve rasserenare il giudice? È una casualità, non c'è nessun fine, come dire, sotteso, nascosto, assolutamente, assolutamente no. Può darsi che si tratti di pure coincidenze, però per lì ci dettero, insomma, piuttosto fastidio questo collimare con il giorno dell'arresto del Vanni con quello in cui noi dovevamo decidere. Il procuratore generale Piero Toni, che aveva l'incarico di sostenere l'accusa, aveva chiesto per Pacciani l'assoluzione. Era arrivato a questa conclusione dopo aver letto le carte del processo di primo grado, quello che aveva condannato il contadino di Mercatale, ed anche i verbali degli interrogatori di Alfa, Beta, Gamma e Delta. Piero Toni era giunto a questa conclusione. Io dissi che mezzo indizio più mezzo indizio non fa un indizio ma fa 0. Pierluigi Vigna, allora capo della Procura di Firenze, così commentò la richiesta di assoluzione avanzata dal procuratore Toni nel processo d'appello. Un dibattimento che è durato 6 mesi, forse più, un'indagine che è durata vari anni, una sentenza fatta da una corte d'assise, direi che secondo la mia impressione avrebbe meritato una requisitoria diversa, come dissi ieri, nelle forme e nei contenuti. Fu proprio per la decisione di non ammettere i nuovi testi che la Cassazione accolse la richiesta della Procura di rifare il processo d'appello a Pacciani, che intanto era stato assolto. Fu lei a fare ricorso in Cassazione contro la sentenza di assoluzione di Pietro Pacciani? No, non fui io. È vero che si rifiutò di farlo? No comment. Ma chi erano Alfa, Beta, Gamma e Delta? In ordine, Fernando Pucci, Giancarlo Lotti, Gabriella Gribelli e Norberto Galli. Fernando Pucci era un amico di Giancarlo Lotti. Gabriella Gribelli, una prostituta amica di Vanni, Lotti e Pacciani. E Norberto Galli era il protettore della Gribelli.
Questi personaggi consentiranno nel corso del processo bis, più noto come il processo ai compagni di merende, di stabilire chi e in che modo uccise 8 persone in 4 duplici delitti. A svelare il segreto sui delitti del mostro di Firenze erano state soprattutto le dichiarazioni di Giancarlo Lotti, che pentitosi aveva raccontato tutto agli inquirenti. Era stato Banni a coinvolgerlo in quella storia. Pacciani era quello che comandava, ma sopra di lui c'era un personaggio misterioso che ordinava proprio a Pietro Pacciani i feticci, e questo in cambio di denaro. Pacciani aveva il ruolo del killer, di uccidere, di sparare. Ma chi effettuava le escissioni? Banni, questo è emerso dal processo. E cosa faceva Lotti? Lotti il palo. Ma con loro si squarcia anche il velo su un mondo di cui pochi avrebbero sospettato l'esistenza. Tra le vie adiacenti la stazione di Santa Maria Novella si nascondeva un misero mondo fatto di sedicenti maghi, povere prostitute, contadini ubriaconi. Un mondo che susciterebbe ironia e compassione se a più riprese non fossero apparsi la morte e addirittura alcuni personaggi legati alla vicenda del mostro di Firenze, che si pensava non potessero conoscersi tra loro. E poi cadaveri di suicidi attaccati a una corda, ma che con i piedi toccano il pavimento. Stiamo parlando del marito di Maria Antonietta Sperduto, che Pacciani aveva minacciato di morte dopo che l'uomo aveva scoperto la loro relazione. Pietro Pacciani nel 1951 si era macchiato di un brutale omicidio. Era l'11 aprile quando, poco distante da Villore, un paesino del Mugello, Pacciani, all'epoca 26enne, aveva sorpreso tra le colline in località Tassinaglia la sua fidanzata Miranda Bugli, una giovane contadina, mentre stava avendo un rapporto sessuale con Severino Bonini, che faceva di professione lo straccivendolo. Pacciani, colto dalla rabbia, si era avventato contro l'uomo, anche perché la Bugli, appena accortasi della sua presenza, aveva incominciato ad urlare che il Bonini l'aveva presa con la forza. Ne era nata una colluttazione ed il Pacciani aveva avuto la meglio. Dopo che con un sasso aveva colpito alla testa il Bonini, gli aveva inflitto ben 19 coltellate. Subito dopo l'omicidio, Pacciani aveva scagliato la sua ira contro la Bugli, ma era stato da questa rabbonito con la promessa di sposarlo. A quel punto Pacciani l'aveva posseduta con foga e con rabbia, vicino al cadavere di Severino Bonini, l'uomo che aveva appena ucciso. Per questo omicidio il Pacciani era stato condannato a 18 anni di carcere. Lo stesso Pacciani, nel processo per il delitto del 51, raccontò che a fargli perdere la ragione fu quando vide la sua fidanzata Miranda Bugli, che stava amoreggiando con il Bonini, scoprirsi il seno sinistro. Ebbene, questo episodio, molti anni dopo, fu letto come il motivo scatenante per il quale Pacciani, mostro, avrebbe amputato ad alcune sue vittime proprio il seno sinistro. Nel 1987 Pacciani era finito di nuovo in carcere, condannato ad 8 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia in danno della moglie e per il reato di violenza carnale continuata in danno delle figlie minori. I precedenti penali di Pacciani, insieme ad alcune testimonianze raccolte nel corso delle indagini, formavano per l'accusa il ritratto di una personalità criminale compatibile con quella del mostro. Di diverso avviso il criminologo Francesco Bruno, che fu consulente della difesa. Non si può far coincidere in nulla la personalità di Pacciani rispetto alla con la personalità del mostro, il quale dimostra di essere una persona di cultura media o comunque elevata, una persona intelligente e pianificatrice, capace di pianificare le sue azioni, e poi soprattutto una persona che dimostra nei delitti che compie in maniera inequivocabile una sua lontananza dalla sessualità, una sua sessualità completamente distorta, inibita e patologica. E tutto questo non era presente in Pacciani.
Ma altri sospetti si aggiunsero su Pacciani. Maria Antonietta Sperduto, la donna che ebbe una relazione con lui, era anche la madre di Nilva Malatesta, la donna che aveva avuto una storia con Francesco Vinci, il sardo accusato di avere assassinato Barbara Locci nel 68 e che per molti mesi era stato in carcere, accusato addirittura di essere il mostro di Firenze. Nilva e il suo figlioletto Mirko, di soli 3 anni, furono trovati nel 1993 uccisi e bruciati dentro un'auto. Un delitto rimasto irrisolto che, per inspiegata coincidenza, avvenne 12 giorni dopo la morte molto simile di Francesco Vinci, che assieme al suo servo pastore Angelo Bargiu era stato trovato cadavere dentro il baule della sua auto data alle fiamme in un bosco vicino a Pisa. Siamo sulle colline attorno a Firenze, in via di Faltignano. Qui adesso tutto è cambiato, le case sono state ristrutturate, qualche casa non esiste più. Ma al numero 7, negli anni 80, c'era la casa del mago Indovino, uno strano personaggio che aveva coagulato intorno a sé una congrega di balordi, di maghi e di prostitute. In questa villa, soprattutto nel fine settimana, arrivavano spesso anche da Mercatale, qui pochi minuti di strada di macchina, Pietro Pacciani, Mario Vanni, Giancarlo Lotti, i compagni di merende. In giro si diceva che raggiungevano questa villa per bevute, orge, incontri, lettura di carte, di tarocchi. Ma un'altra verità, uno spaccato diverso a tutto questo, ce lo consegna Gabriella Ghiribelli quando si presenta agli investigatori e racconta la sua storia. Gabriella Ghiribelli dice che la domenica mattina, quando raggiungeva questa villa per fare le pulizie, trovava di tutto. Trovava soprattutto le tracce di messe nere, di riti satanici. Parla di candele nere, parla di stelle a 5 punte, parla di indumenti sporchi trovati dappertutto, ma soprattutto parla di sangue, tanto sangue. Io ci ho trovato anche del sangue. Spesso? Spesso. Ce n'è una di Prato, addirittura la prendeva un maialino. Addirittura la ammazzava, gli mangiava il cuore addirittura crudo. Chi frequentava questa villa insieme a Pietro Pacciani, a Giancarlo Lotti e a Mario Vanni? Un nome su tutto è quello di Nilva Malatesta. Nilva Malatesta era stata l'amante di Francesco Vinci. È lei il punto di contatto tra il clan dei sardi e i compagni di merende. Fu uccisa nel 1993. Forse si voleva impedirle di parlare? Quella che vedete è la macchia degli Scopeti. Dietro a questi alberi ad alto fusto c'è la piazzola degli Scopeti, il punto e il luogo dove il mostro ha colpito per l'ultima volta, nel 1985, nel settembre dell'85. Siamo vicinissimi a via di Faltignano, ma soprattutto siamo di fronte, affacciati di fronte alla casa del mago Indovino. Una strana coincidenza, e non è l'unica coincidenza di questa storia. Perché in quei giorni, dopo che il mostro aveva colpito per l'ultima volta, tutti scappano dalla villa del mago Indovino. Ed è la stessa Ghiribelli a chiedere spiegazione a Salvatore Indovino, siciliano, pregiudicato, un personaggio con strani precedenti penali e strane amicizie. Il mago Indovino non riesce a rispondere a questa domanda, è imbarazzato, forse spaventato. Qual è il legame fra i due mondi, fra le messe nere di via di Faltignano e la calibro 22? Ci sono due ipotesi possibili da prendere in considerazione. La prima è l'ipotesi della procura e della squadra mobile. Forse c'era un gruppo di fuoco che uccideva e dei mandanti che ordinavano i delitti. Anello di congiunzione di questi due mondi era Pietro Pacciani, l'uomo che aveva coagulato intorno a sé i compagni di merende e che uccideva in cambio di soldi. Allora a questo punto possiamo ipotizzare che Pietro Pacciani vedeva e scimmiottava le messe nere viste celebrare altrove in questa villa, in questa casa di via di Faltignano. Ma questa è un'ipotesi che è rimasta al momento senza una spiegazione plausibile, ma soprattutto senza risposte investigative. E allora c'è un'altra ipotesi che si basa sui misteri di Salvatore Indovino, mago, preparatore di filtri d'amore e soprattutto un personaggio con strane abitudini. Perché il mago Indovino chiedeva alle coppie i segreti dei loro incontri? Perché chiedeva il colore della loro macchina, i punti dove si appartavano? Perché chiedeva tutto questo? A queste domande non si ha una risposta e si resta appesi a un'ipotesi e a un dubbio. Dopo la morte del mago Indovino, il mostro non ha più colpito. Era il settembre del 1985. Jean-Michel Cravechvili, un musicista di 25 anni, e Nadine Muriot, una commerciante di 36, erano due turisti francesi che avevano piantato la loro tenda in una piazzola nel comune di San Casciano a Val di Pesa.
mostro, dopo averli uccisi, aveva infierito sul corpo senza vita di Nadine, asportando il pube e il seno sinistro. La particolarità di questo delitto è che per la prima volta il mostro vuole nascondere i corpi delle proprie vittime. Jean-Michel lo getta in un dirupo e poi lo copre con dei ragni e con dei vecchi barattoli di vernice. Nadine la nasconde sotto la tenda, che a sua volta chiude. Per quale ragione si comporta in questa maniera? Perché rischia di rimanere più tempo sul luogo del delitto? In realtà, questo delitto, quello del 1985, quello che poi sarà l'ultimo delitto del mostro di Firenze, era stato partorito nella sua mente come un'orrenda beffa da fare agli inquirenti. Ma qual era il suo piano? Subito dopo il delitto, il serial killer sale in macchina. Si lascia alle spalle la piazzola degli Scopeti, dove ha appena finito di uccidere i due francesi. E in piena notte fa più di 60 chilometri. Arriva a San Piero Assieve. Scende dalla macchina. In mano ha una lettera che imbuca in una cassetta della posta. Si tratta di una busta bianca.